Cosa hai imparato da questi 3 anni di Toro? Ma diciamo che ho imparato sicuramente tante cose, sono tante le cose che impari, diciamo, quando entri in un mestiere e in un'attività che non facevi prima, e a maggior ragione poi un'attività in cui c'è tanto cuore, tanta passione come il calcio, appunto, e a maggior ragione il calcio con il Torino. Ho detto tante volte, nel calcio come in ogni attività è molto importante imparare come dire, a conoscere profondamente e diciamo intensamente quello che è l'attività e come si svolge. Io faccio l'editore da quasi 10 anni, però il mio primo giornale buono, importante, o meglio il primo giornale che ha fatto veramente grandissime cose l'ho fatto e l'ho lanciato dopo 5 anni, quindi ci vuole comunque un po' di tempo per imparare, a maggior ragione in un mondo come il calcio, che è un mondo che oltretutto ha anche regole un pochino diverse da quelle classiche di un'attività aziendale, perché c'è qui una componente mediatica di passione di tifo che è veramente inesistente in altre attività e che ovviamente ha un peso notevole. Nel 2010 cambia la redistribuzione dei diritti televisivi, può essere un vantaggio per il Toro e per le squadre che non siano più Inter, Milan e Juventus? Ma sicuramente ci sarà un minore divario tra la prima squadra, che era la Juventus anche quest'anno, e l'ultima squadra. Il rapporto era addirittura 1-7, diventerebbe 1-4.5. C'è ancora comunque un divario molto molto importante. Se io vedo quest'anno, il fatturato del Torino era di circa 40 milioni rispetto alle prime tre, quindi Milan, Inter e Juve, che fatturano 6 volte tanto. Competere, diciamo, in uno stesso campionato avendo un divario da 1-6, quindi 200 milioni quasi di differenza, è veramente tanto. Cioè, come fai a permetterti i cacà della situazione non avendo quei 200 milioni che mancano? Quindi voglio dire, non è una cosa facile, però sicuramente quello che anima me e anima tutti i miei collaboratori, De Biasi oggi a fianco a me per fare bene il prossimo anno, è certamente una grande passione, una grande voglia di cercare di fare sempre qualcosa di meglio. Venendo invece al motivo per cui siamo qui in questo momento, il libro che viene presentato, Il portiere di riserva, scritto da Marco Mathieu, rappresenta Jimmy Fontana, la sua storia. Come mai ha deciso di essere... Non è che l'ho deciso io, diciamo, io ho deciso di pubblicarlo. Poi, dopodiché, Mathieu ha pensato che fosse una bella storia quella di Jimmy, e in effetti ha ragione, è scritto anche molto bene questo libro, e per cui poi quando mi hanno proposto la cosa, più che Jimmy, Mathieu direttamente me l'ha proposta, io sono stato ben felice, avendolo letto, di pubblicarlo, in parte ripercorre anche qualche momento importante della presidenza, della mia presidenza, quindi mi ha fatto piacere. Poi la storia di Jimmy è una bella storia.